ragazzi, benvenuti in questo nostro video, che è un po' l'intervento, mi sto emozionando vedere i nostri grandissimi ultra, non so se la web balla un po', non so perché balla, ragazzi, la web, speriamo che si vede. Comunque ragazzi, intanto voglio iniziare con i saluti a due grandissimi amici miei, grandissimi amici che piano piano l'amicizia sta crescendo e spero che entrerò a essere uno di loro, una cugna di loro. Sto parlando di Gabriele e Simone, dell'ultimo baluardo. Veramente sono delle persone eccezionali. Oggi hanno fatto un video bellissimo, un video forte, hanno detto cose vere. Perciò a tutti quelli che vedono questo video vi chiedo veramente di iscrivervi al canale di Gabriele Simone su Facebook Gabby Gob, al canale di L'Ultimo Baluardo, vi consiglio veramente, no, veramente sono grandissimi, perciò guarda, vi divertirete veramente perché fanno dei video stupendi, specialmente poi proprio sono, tra loro sono diversi perché L'ultimo baluardo parla un po' di più dei tifosi, invece Gabriele Simone parla un po' del calciomercato. Comunque vi consiglio di iscrivervi alla loro pagina di Facebook e di YouTube potete trovare L'Ultimo Baluardo e anche su Facebook, sempre L'Ultimo Baluardo, vi iscrivete. Invece Gabriele Simone su YouTube è Gobbo il Gobbo su Facebook, perciò vi consiglio di scrivere Gobbo il Gobbo, Gabriele Simone e L'Ultimo Baluardo. Vi consiglio di iscrivervi su questi canali che veramente sono ottimi youtuber e ottimi amici. Comunque voglio parlare della Juventus di ieri sera, di ieri. Sì, è stata un'amichevole, però una cosa voglio dire, cazzo, porca puttana, perché quando la Juventus perde con l'Inducente 2-3-2 gli anti-juventini, avete perso con una squadra di eccellenza, siete una squadra mediocre quest'anno, pareggiamo con il Cesena, la stessa cosa, ci umiliano, ci prendono per il culo, perché a modo loro quelle partite erano amichevoli. Ieri abbiamo dimostrato una buona Juve, una Juve molto molto in crescita, vincendo 8-1 con l'Indonesia, come cazzo si chiama, abbiamo vinto 8-1. Un grande Llorente, veramente ha fatto una prova, una tripetta buona. Un buon Coman, mi è piaciuto molto Coman. Dai, la squadra si sta mettendo bene in campo. Ecco, voglio dire una cosa: come mai ieri che abbiamo vinto 8-1, gli stessi tifosi che ci hanno preso per il culo e perdevamo con il Lucente, sempre amichevole, ragazzi, sempre amichevole, hanno detto, vabbè, vi vantate, avete vinto 8-1, ma erano amichevole. Io rispondo sempre pulitamente, ragazzi, ma pure quello non è amichevole con Lucente, come questo. Ciò che minchia parlate a fare, parlate voi, io sto parlando soprattutto dei milanisti. 5-1, 2-0, 3-0, 11 gol subiti, un gol fatto. Perciò non devono parlare i milanisti. Comunque vedo una buona Juve. Ho visto una buona Juve. Finalmente ho visto quello spirito che è mancato col Cesena. Vabbè, col Cesena già qualcosa di più ha fatto, dai. Perciò diciamo siamo in crescita, come dice l'amico mio Gabriele. Tutto sta da vedere, lui è convinto che possiamo fare un campionato per vincerlo, io invece no, che sono contro di lui, ma vedo un pizzico stavolta, un pizzichettino da Roma, un po' no più forte, più agguerrita della Juventus, e spesso chi ha più fame alla fine vince sempre, e io dico che credo che la Juve deve ritrovare di nuovo gli occhi della tigre, come dice Rocky. Quando noi ritroveremo
Dobbiamo ritrovare quella mentalità vincente. Se noi ritroveremo quella mentalità vincente con Mister Allegri, Roma, Napoli, Inter, Milan, tutte le altre le grandi squadre ce la possono solo prendere dal mezzo, su carcela. Dobbiamo riavere di nuovo gli occhi della tigre, come dice Apollo Creed in Rocky 3, gli occhi della tigre, gli occhi della tigre. Di avere questi Hai perduto quell'incontro, Rocky, quando potevi vincerlo. Ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. questo E devi dobbiamo farteli tornare quegli occhi. Per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Capisci cosa voglio dire? Essere di nuovo ferocissimi come siamo stati con Conte. Dobbiamo essere di nuovo, dobbiamo sbranare soprattutto la Roma, che si sente un cazzo e mezzo perché ha i Turbe e altri giocatori, ma ancora non lo voglio sapere. Noi siamo la Juve, per 3 volte campioni d'Italia consecutivi, record su record abbiamo fatto, prima i 102 punti e 2 anni prima abbiamo vinto lo scudetto da imbattuta. Cioè, che minchia parlare, che cazzo parlare. Noi, se riassumiamo di nuovo quello sguardo di tigre, vinceremo di nuovo tutto. E anche se metteremo in campo gli occhi della tigre, in Europa possiamo fare anche bene. Manca solo la convinzione per essere, li dobbiamo sbranare. Da quest'anno li dobbiamo sbranare tutti, sia in Europa che in campionato. Li dobbiamo sbranare. Lo stadium adesso è una boggia più che mai. Se diventeremo tutti una cosa insieme, più lo stadio, più tifosi, più società, più allenatore, la squadra, vedrete che ci dà molte, molte, molte soddisfazioni. Anche se c'è Allegri, ormai Conte se n'è andato. Ma dobbiamo allontanare il fantasma di Mister Conte. Anzi, un saluto a Mister Conte. Dobbiamo ora tifare per Mister Allegri, quello che ci farà vincere. Sono sicuro che ci farà vincere Mister Allegri. Forza Juventus, sempre. Quando dobbiamo rivedere questi occhi, sbrameremo tutti, tutti. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, se il video non vi è piaciuto, pollicione in giù, commentate. Se volete, mi potete aggiungere su Facebook, sulla pagina mia Facebook, Giovanni Corpo Pazzo Juventino, iscrivetevi al mio canale. Se volete condividete il mio video, così altri tifosi lo possono guardare. Ragazzi, come ho detto prima, iscrivetevi anche ai canali degli amici miei, Gabriele Gobbo, Gabriele Simone e l'ultimo Baluardo. Vi consiglio, ragazzi, iscrivetevi. È sempre solo Forza Juventus, interista napoletano, chi molla questa squadra. Un bacione, ragazzi.